Le partite, come sempre, potete seguirle sul nostro canale, sulla nostra pagina Facebook di PMG Sport Futsal. Corata a Borda. Borruto che si incunea e realizza il gol dell'1-0. Di Oliveira. Dietro per Salas. Ancora Borruto. Ancora l'inserimento, poi il colpo di tacco per Salas, dietro per De Oliveira che si porta però sul sinistro il tiro, la deviazione, la miracolosa parata di Mazzocchetti. Eccolo capitano di Nandel, appena entrato. Canal, anche spazio per calciare di destro, poi rientra sul sinistro e realizza il gol del 2-0. Mauro Canal. Leandro vince un contrasto, può andare anche al tiro di destro, la parata di Jones. Che sta, quando è stato chiamato in causa, ha detto si è fatto sempre trovare pronto. Pressato da Dell'Orto. Poi ancora una fase non proprio pulitissima. Ha tentato il pallonetto Canal. Poi con la lotta con Misel, poi Taborda. È tutto solo Marcelinho che colpisce la traversa. Si è salvata la formazione di ospite con il colpo di testa di Leandro, ma è ancora senza portiere. Con Borruto che realizza il 3-0 a porta vuota. Palla lunga per Marcelinho che va a terra, tutto regolare, riparte contro Pere Gagliani che già solo davanti al portiere, Jones salva tutto. Si va da Jones, cerca di Oliveira, Uenu gli monta praticamente sulle spalle, poi ancora Mazzocchetti. Ecco qui, si va a riposo, 3-0 per l'Ital Service Pesaro. Molto utile alla squadra, ma anche oggi. Ecco ancora la traversa di Uenu con una magia assoluta. Tanto Marcelinho che ecco che tocca il pallone, può andare al tiro di sinistro, poi Taborda che è proprio solo davanti al portiere. Mazzocchetti ancora bravissimo a dirgli no. Salas, ancora Salas, azione personale del paraguayano e sono 4-0 per Misael. Poi c'è un fallo dello stesso Misael che si è visto portare via il pallone, cartellino giallo, attenzione, è già ammonito e quindi cartellino rosso per Misael. Parte addirittura il contropiede di Pescara. Ancora Ferreira in mezzo sul secondo palo. Ancora traversa per Jefferson. Salas ancora. Azione avvolgente. Poi il tocco di Mauro Canal. Per il 5-0. Doppietta per Canal. Lotta Borruto. Poi va in dribbling. Poi il colpo di tacco bellissimo per Tony Nandel che entra in area di rigore. E va vicino alla gol del 6-0. Si fa vedere para, cerca l'imbugata Morgado, Leandro dall'under, eccolo il gol della bandiera, eccolo il gol del 5-1. Taborda riconquista palla proprio al limite dell'area avversaria, incrocio pieno colpito da De Oliveira. Pesaro quindi è campione d'inverno con 36 punti.